I cambiamenti più importanti dello statuto della cooperativa sono legati all'adeguamento alle normative sulle cooperative a base sociale ampia in materia di trasparenza e di informazione ai soci e di condizioni per continuare ad essere socio. Più informazione, più partecipazione. Si prevede una informazione più dettagliata ai soci, soprattutto attraverso il web, sullo scambio mutualistico, entità del vantaggio economico derivante dagli sconti per i soci e il numero degli stessi che ne ha usufruito, le varie iniziative in favore dei soci con i relativi costi, le iniziative a favore delle comunità e i relativi costi. La cooperativa si impegna a favorire un'accurata informazione preventiva in occasione delle assemblee e a garantire il diritto di ogni socio di far pervenire domande alle quali gli amministratori sono tenuti a rispondere. Cresce il ruolo degli organismi territoriali, il cui parere diventa obbligatorio prima dell'approvazione del bilancio preventivo o di significative variazioni dello stesso, sul piano di promozioni e di offerte riservate ai soci, sulle linee guida delle politiche sociali. I pareri degli organismi territoriali non sono vincolanti per il Consiglio di amministrazione, che è il principale organismo di governo e di responsabilità, ma se non accolti, il Consiglio ha l'obbligo di motivare la propria scelta. Le deleghe alle assemblee per ciascun socio scendono da 10 a 5. Esclusione da socio. La normativa stabilisce anche che dal 2016 il rapporto tra socio e cooperativa cessi quando il socio è da tempo inattivo, cioè non abbia acquistato beni o servizi, né abbia avuto rapporti finanziari come il prestito sociale, né abbia partecipato all'assemblea o a riunioni di organismi territoriali. I nomi e le finalità. Questi adeguamenti sono l'occasione per modificare anche altri punti dello statuto. Alcuni sono nominativi, ad esempio il nome delle sezioni soci, che solo nello statuto diventa organismi territoriali rappresentativi dei soci. Altri prevedono una estensione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, punti di ristoro, viaggi, franchising, che ormai rappresentano un ambito di espansione dell'attività della cooperativa. Compiti e poteri degli organismi sociali. Vengono meglio specificati i poteri del CDA. Il CDA può nominare commissioni consiliari con compiti di istruttoria e approfondimenti su singole materie. Nomina il presidente e uno o più vice. Se non viene nominato un vice, il CDA può indicare un vicario tra i componenti del comitato esecutivo. Si introduce la possibilità di ampliamento numerico del comitato esecutivo. Il CDA può nominare uno o più direttori generali. Vigilanza. Infine, la cooperativa si impegna a seguire un modello operativo e gestionale che prevenga il più possibile ogni condotta non lineare, quindi un sistema di prevenzione dei reati. Il CDA istituisce in proposito un organismo di vigilanza.